Oggi sono venuto in una delle più belle stazioni climatico-turistiche della Lombardia. 50 anni che vengo in campeggio, ormai sono un veterano. Alle porte di Bergamo, vicinanza con Milano. A noi piace vivere bene, tranquilli. Nel cuore della Valseriana. Campioni delle bocce siamo noi. A Clusone. È come se fosse più casa mia qua. Clusone è famosa per la pineta. E abbiamo anche clienti da 50 anni. E questo è il camping Pineta. Silvana, volevo vedere insieme a te, questa è una casetta che in questo momento è libera, giusto? È libera, sì. Qua ci sono stoviglie, la dispensa per mettere quello che ti vuoi portare da casa, pasta, biscotti e cose varie. Qua c'è il fornello per far da mangiare, qui ci sono le posate. Il frigo è piccolo perché abbiamo quello con il freezer fuori. Entrando nella roulotte, questa qui sarebbe l'area notte. Prima di tutto il bagno, WC e acqua. Poi la zona notte con il letto. Qui c'è l'armadio per mettere la biancheria. Ci troviamo a Clusone, precisamente nella pineta di Clusone. Diciamo che Clusone è un bellissimo paese, sì, che si colloca prima qualche centinaio di un chilometro, qualcosa, prima di Castione, prima diciamo delle mete più blasonate, diciamo, soprattutto di chi viene da Milano, da quelle zone. Sono, diciamo, zone molto popolate, molto turistiche, ecco. Noi diamo la possibilità alle persone di fare un anno di prova, nel senso che giustamente non a tutti magari sono abituati ad andare in campeggio. Voi che vogliono provare questa curiosità. Nasce come un campeggio stanziale, quindi noi abbiamo il 90% circa, 80% del campeggio di stanziali. Quindi cosa vuol dire stanziale? Vuol dire sono persone che pagano un'annualità e restano, hanno la possibilità di venire durante tutto l'anno. Possono stare qua 6 mesi, come 8 mesi, come andare e venire magari per le varie festività, natalizie, epifania, piuttosto che dei ponti lunghi. Questa casetta in questo momento è potenzialmente libera e disponibile, però ho visto che tra le varie modalità qui nel campeggio Pineta di Clusone non c'è solo il contratto di tipo annuale tradizionale, ci sono molte casette che rimangono libere e disponibili di clienti che le usano poco, rimangono in forse nel dubbio, le affidano al campeggio e quindi c'è la possibilità, senza l'impegno di acquisto, prendere la casetta, comprarla, pagare la piazzola, con la possibilità di tenere in casa già il guardaroba, i nostri arredi, i nostri corredi personali, oppure di fare il turismo semi-tradizionale e quindi arrivare, prendere la casetta in affitto una settimana, 2 settimane, 1 mese, 6 mesi. Minimo sono per lui, diciamo, calcoliamo le 3 notti, perché diamo la possibilità di dare la biancheria a noi, tu non ti devi portare nulla, tolto che gli asciugamani e le tue cose personali, perché stovigliame, piatti, pentole, manca la caffettiera, perché giustamente ognuno si porta la propria. Diciamo, facciamo un servizio simile al bed and breakfast, come una fitta camera, ecco. Solo che diamo la struttura, diamo una roulotte col suo gabbiottino, col suo esterno, insomma, per la famiglia, sempre 3, 4, 5 persone. Ed è una formula che negli ultimi anni sta andando tantissimo, il mercato lo richiede e noi l'abbiamo abbracciata come idea. È un'ottima cosa, dobbiamo dire che sta funzionando veramente bene. Abbiamo già da febbraio che cominciano le persone a prenotare proprio per l'estate, soprattutto il mese d'agosto, ovviamente. Fare il sport, se vuoi, con il servizio del ristorante, che puoi fare la pensione se vuoi mangiare lì direttamente, oppure prenotare i tuoi pasti e mangiarli da sport praticamente. Per cui ci sono un po' tutte le modalità, no? Dalla tipica modalità alberghiera, addirittura di mezza pensione, qui c'è un ristorante molto bello. Poi se vuoi hai 3 volte alla settimana, abbiamo gli ambulanti che vengono a farti il servizio, fruttivendolo e salumiere. Porti frutta e verdura, bella fresca tutti i giorni, due o tre volte alla settimana, dipende il giro dei clienti che c'è. Questa non è una risorsa da poco, Renato viene 2 o 3 volte a settimana, secondo magari della stagione. E non solo io. Da 50 anni. Sì, quasi 50. Quasi 50. Quando eravamo ragazzi. Fin da ragazzino, a quei tempi arrivavi con l'ape, immagino. Con l'ape, adesso ormai, adesso dobbiamo uscire col triciclo. Beh, però frutta e verdura, sì, fresca, no, è vero, a domicilio. È
Poi è bello qua, la gente, vengono qua, comprano e sono contenti, portiamo roba loro, fresca. Riesce a lavorare. Ecco qualcosina, dai. Via. Cose buone, cose fresche. Bene. Grazie Renato. Ma si figuri, è stato un piacere. Sono i classici furgoncini che li trovi al mercato rionale, che ti vendono di tutto, dai detersivi al pane, tutto quello che ti può servire senza aver bisogno di uscire. Un'altra cosa, non da poco mi diceva Silvana che ogni casa ha il suo posto auto, quindi non c'è il parcheggio esterno. Teoricamente avrebbe diritto ad avere il posto macchina, però c'è chi, magari sono tanti in famiglia, hanno preferito utilizzare questo posto per mettere il gazebo, il tavolino, la casetta per far giocare i bambini e quello che vuoi. Allora diamo la possibilità di fare questo portando la macchina all'esterno del campeggio. Ognuno sceglie come vuole, sì, c'è la possibilità di avere il diritto ad un posto auto, quindi c'è viabilità interna. Arrivare qui, scaricare la spesa e i bagagli e siamo già nella nostra casetta. Oppure, visto che il terreno è comunque destinato a noi, siamo liberi, mi diceva Silvana, di utilizzarlo come vogliamo. Mettiamo giù dei tavoli, una casettina per far giocare i bambini. Il campeggio è bello. Ma c'è anche la possibilità di aggiungere un tocco, no? Qualcosa in più. Luciano, no? Perché qui siamo di fronte a qualcosa in più, siamo quasi un giardino botanico. Il tocco dell'artista, spiegami come fai a tenere un giardino così, con questo magico proprio tocco. Con la passione, diciamo, è per rendere più vivibile il campeggio, diciamo, le seguiamo giorno per giorno, se non ora per ora. E poi, insomma, a noi piace vivere bene, tranquilli e nell'ordine. La leggenda vuole che il signor Luciano lava i sassi, ma è vera questa cosa? Sì, beh, ma insomma, è sempre lì per il bel vivere, per l'igiene, per tutto, capito? Se teniamo l'ordine, viviamo anche più bene e senza far molta fatica. E quando te il mattino ti alzi, vedi se c'è da pulire i fiori, se c'è da tirare via l'erba tra un sasso e l'altro, perché noi stiamo lì col coltellino a tirare via l'erba tra un sasso e l'altro e tenere bene pulito. Hai capito? Quindi Silvana adesso ci va a vedere una seconda casetta libera, quindi con la possibilità di affittarla in varie modalità, ovvero di acquistarla. Questo mi diceva Silvana che è senza acqua, però non c'è problema, perché se uno vuole può farsi l'impianto idrico chiamando un qualunque idraulico, in alternativa il bagno è lì, insomma. È come, immaginiamo che questo sia il corridoio, no? Normale, sono in sala a guardare la televisione, devo andare in bagno, faccio 20 metri e lì. Però si può comunque fare l'impianto tradizionale. Allora questa, tra virgolette, potrebbe essere la zona cucina open space, perché adesso si fa open space. Volendo d'inverno, quando fa freddo, che non puoi stare a mangiare all'esterno, anche se è chiusa, puoi mangiare qua. Qui ci sono delle pentole. In questo caso c'è il fornelletto per farti scaldare, se vuoi, qualche cosa. Qua ci sono i bicchieri. Volendo, questo qua, il tavolo si abbassa, viene un letto matrimoniale, se vuoi. Tavolo che si trasforma un po' tipo la dinette del camper in un letto matrimoniale. Letto di qua e letto ovviamente ampio e spazioso matrimoniale. Guardate quanto spazio, è proprio accanto al materasso, c'è spazio proprio per muoversi, per mettere dei comodini. E poi questa particolarità, in questo momento questa casetta è senza l'impianto idrico di rete fissa e quindi provvisoriamente o meno c'è il water chimico, che è molto simile a quello del camper. Quindi anche in questo caso posto auto di pertinenza accanto all'abitazione, scusate se è poco,
Volendo posso lasciare fuori la macchina e montarmi un gazebo, un tavolo d'esterni. Siamo tutti qui per passare una bella estate insieme. Se qualcuno ha esigenze particolari di avere anche la pensione attraverso il nostro ristorante, che è sempre presente all'interno del campeggio nei mesi estivi, non c'è nessun problema. Matteo si occupa della manutenzione. Adesso esatto. Io ho osservato che è tutto particolarmente ben tenuto e ben curato, quindi... Esatto, naturalmente non sono da solo, solo io, ci sono anche i miei due colleghi Roberto e José che mi danno una mano a occuparmi di tutto il campeggio praticamente. Ci occupiamo di tutto, dalla manutenzione delle casette, alla pulizia dei servizi igienici, al taglio dell'erba, tipo giardinaggio, al servizio dei clienti, se hanno bisogno di manutenzione alle casette e alle roulotte, facciamo praticamente quasi tutto. Volete giocare a padel? Beh, andate da un'altra parte, andate al centro fitness di Rimini, perché qua si gioca ancora a bocce e non è una cosa da poco, eh. Ok, quindi io e Basilio contro Silvana e Cristian. Siamo noi i campioni delle bocce, siamo noi. Questo è tutto da vedere, eh. Questo è già un punto molto impegnativo, eh. Basilio, pensaci tu. Lunga, lunghissima, si mette male, eh. Mi sa che qua ci vuole l'arbitro. Dov'è l'arbitro? Ancora la prima, vedi? Per pochi centimetri, per pochi centimetri, il punto di Christian, adesso ci penso io. Io non sono per le mezze misure. A scuola mi bocciavano sempre, ma qui è il momento di bocciare il punto di Christian. Christian, scusami, però attenzione perché Silvana ha in mano due bocce, lunghissima, però ha preso il punto e qui si mette male, mi sa che è corto, cortissimo. Situazione molto problematica perché abbiamo solamente tre bocce in posizione molto distanti, il punto di Silvana che tiene il boccino e questi hanno in mano ancora due palle. Male, sono già due, eh. Vediamo Silvana all'ultimo tiro. Siete professionisti, non vale così, eh. Il campo da bocce è l'area forse più gettonata dagli over 50, over 60, diciamo, con tornei soprattutto nel mese di fine luglio, agosto, soprattutto tornei a non finire ogni giorno, è quasi un campo sacro. Dove si gioca di bocce, ci sarà anche quello di briscola, di scopa, abbiamo scala 40 e quest'anno 40. Abbiamo fatto burraco. Con i vari vincitori sono sempre gli stessi, i vincitori che sono troppo forti, però diciamo che chi vuole sfidare può venire. C'è una trave da sostituire, ci sono i piedini delle roulotte da mettere a posto, una finestra che si stacca, il tubo del gas da cambiare. A posto di andare fuori, noi siamo qua. Oltre al nostro lavoro di pulizia, i clienti si rivolgono a noi e noi cerchiamo di metterli a posto nel migliore dei modi e di esaudire i loro desideri, diciamo, i loro bisogni. Quindi adesso siamo all'incirca sulle 200-220 piazzole disponibili, oltre all'area camper, poi alle aree per le tende.
Questo è il nostro campeggio, è sempre stato aperto anche l'inverno e noi lo vorremmo sempre tenere aperto tutto l'anno. Da quest'anno probabilmente chiuderemo solo un mese, però ecco, lo dobbiamo dire, dobbiamo dirlo, perché fa molto freddo. Questa è una valle, come dicevo, valle del freddo, è molto fredda e si hanno temperature anche di meno 12, meno 15 gradi d'inverno. Quindi abbiamo deciso, visto che il campeggio durante proprio il mese dopo l'Epifania di gennaio non è molto, diciamo, frequentato, allora abbiamo deciso solo per quest'anno di fare la prova. Silvana, queste sono proprio le soluzioni che piacciono a me. Innanzitutto proprio è una casetta ad angolo, quindi sull'angolo del campeggio, privacy, silenzio e spazio. Guardate quanto spazio, qui c'è l'area camper proprio accanto e poi si presenta come se fosse un piccolo chalet tipico di montagna. Diciamo che qua sei nel privato, però se vuoi c'è l'area camper, sei comunque a contatto con altre persone, non sei proprio isolato, anche se sei nell'angolo remoto del campeggio. Allora, questo è l'ingresso dove puoi intrattenerti, farti la tua partita a carte. Sei riparato dal sole, dall'acqua se piove, e puoi passarti la tua serata tranquillamente al fresco. Guardate anche il legno. Proprio l'impostazione della struttura, perché questi non sono i cantinellini, no, come li chiamo io, i listellini, questi sono proprio piccole travi da pergolato, e difatti la struttura si vede, è molto consistente, anche molto bella, molto armonica, perché è tutta rivestita con lo stesso legno dello stesso colore, ampio piano di cottura, bellissima zona soggiorno, trasformabile anche in sempre in modalità dinette in un letto matrimoniale, quindi due posti di qua. Qui si entra nel corpo caravan, in questo caso è proprio un caravan, guardate la lunghezza, inizia qua e finisce là in fondo, e abbiamo un primo letto matrimoniale qua e un secondo lì, ovvero letti, una piazza in mezzo autonomi, quindi se siamo tre amici e non vogliamo dormire uniti, abbiamo ognuno il suo piccolo spazio autonomo. Qui ai tempi c'era il bagno del caravan, oggi c'è la possibilità di utilizzarlo come armadio. Questa è la tipica stufa truma a gas che troviamo su roulotte e camper, in questo caso funzione di riscaldamento con l'impianto a gas. Però io sono rimasto veramente colpito da questo bagnetto d'autore, guardate che meraviglia, tutto rivestito con questo legno ben trattato, omogeneo, elegante, con questa doccia molto più che ampia e molto più che spaziosa. Very nice. Anche lei con il suo posto macchina proprio accanto, perché non tutte le casette hanno la possibilità di avere l'auto allineata accanto all'abitazione, quindi il posto c'è comunque, però magari è localizzato altrove. Anche questa casetta invece ha il posto auto adiacente, quindi è una chicca. È giunto il momento del Leo test. Ci sarà o non ci sarà una bella passeggiatina per i nostri amati lupacchiotti? Provo a testare questa direzione. È semplicemente perfetta, guardate questo splendido sentiero sterrato che si perde in direzione Boschi della Valseriana. Per me, tra l'altro, che sono cresciuto a Milano, per metà, perché l'altra metà è cresciuta proprio qui, in queste valli bergamasche. Il profumo di questa vegetazione, i noccioli, i pini, gli abeti, i faggi e le querce, mi rimanda proprio a delle profonde sensazioni emotive scolpite dentro di me. More a ore 8. Profumi e anche sapori del sottobosco. I sapori del sottobosco per me sono elisir di eterna giovinezza. Io ogni tanto faccio le mie considerazioni e questa camminata è una risorsa anche per fare proprio una passeggiata quotidiana per il piacere
di muoverci e di armonizzare con questo splendido ambiente. Però guardiamoci intorno, perché qui alle mie spalle c'è il campeggio, però tutto il resto è natura, e da una parte la foresta, proprio abeti rossi, larici, pini, e questo è un ottimo toccasana per l'aria che respiriamo. E dall'altro questa macchia promiscua, per cui ci sono un po' tutte le specie vegetali. Questo dal punto di vista come lo ascolto io, sapete che io osservo molto le cose, ma le sento anche, proprio dal punto di vista della ricezione e dello scambio energetico. Quindi qui, proprio aderente al camping, c'è questo contesto. Per me non è una cosa da poco, anche perché proprio non si vede traccia né di strade né di abitazioni. Questa è una valle leggermente parallela alla Val Seriana, che è qui proprio oltre questo leggero scollinamento, corre parallela. Tra l'altro c'è una interminabile pista ciclabile, mi sembra proprio che percorre tutta la Val Seriana, e quindi è una terra per grandi passeggiate, per grandi appassionati di ciclismo. Il silenzio, l'aria e il silenzio, e questo vi assicuro che è uno degli interscambi proprio filoculturali, animici, filosofici, filantropici, antropologici, chimici e biochimici, fisiologici ed energetici, il più grande scambio possibile. Quando mi trovo in un luogo di questo genere, che prendiamoci chiaro, non è una località, no, di tipo dolomitico, Val d'Aosta, che esplode di maestosità, è una semplice passeggiata in un bosco della Val Seriana all'alba, e quindi il sole sta sorgendo, la rugiada incomincia a brillare, ma confrontiamola con la tangenziale, con la circonvallazione, col grande raccordo anulare, con una qualunque strada urbana, qualunque, in questo preciso istante, con il fracasso e il casino del caso. Silenzio, e nel silenzio osservare il sole che sorge, ricevere i primi raggi del giorno, armonizzando con queste grandiose energie della natura, significa dimenticare tante cose, dimenticare il centro estetico, il centro fitness, il centro benessere, dimenticare tutte quelle risorse per il recupero delle energie, perché passiamo la vita a consumare, a sperperare le nostre energie. Ladies and gentlemen, signore e signori, monsieur e madame, guardate questo centro ricreativo, c'è perfino il palcoscenico. Cosa succede qua, Silvana? Succede che alla sera richiesta ci sono dei gruppi che vengono a suonare, a cantare, poi ci sono i bambini che si prestano per fare spettacolini di musica e tutto quanto, e c'è l'animazione praticamente. Per i bimbi un po' di tutte le età, perché qui c'è la possibilità di avere non solo l'animazione, ma mi diceva Silvana, una cosa molto importante e molto bella anche. Che ci sono delle ragazzi che si prestano a fare l'animazione, che danno la possibilità ai bambini di fare il compito insieme, e infatti vedi che ci sono i vari disegni che hanno fatto. Ma i compiti delle vacanze sono un po' l'incubo, no? La contraddizione, finisce la scuola. Io da bambino diventavo matto, il giorno dopo iniziavano i compiti delle vacanze. Sì. Qui posso fare le vacanze, divertirmi, intrattenermi. Se sono un genitore posso affidare anche i bambini e starmene due o tre ore tranquillo in piscina. E
se ci sono da fare i compiti di vacanze, i ragazzi lo fanno in gruppo. Si mettono tutti in gruppo e fanno i compiti. Un po' più volentieri, esatto. Sicuramente. Se dopo fanno, io l'ho fatto meglio del tuo, fanno tutti i paragoni e c'è sempre il primo della classe. Beh, però questo è anche un incentivo tra di loro a essere più bravi, esatto, a cercare di fare meglio. Invogliarsi a fare. E qui entriamo nelle quinte del palcoscenico, andiamo a vedere, guardate che spettacolo, qui addirittura c'è un intero guardaroba, costumi, giochi, quindi scusatemi, se non ho proprio il fisico bestiale, ma su questo punto devo fare un test di validazione della piscina. Avrei fatto volentieri un tuffo carpiato, non è molto profondo, 1,30 m circa, ho preferito entrare con una certa cautela, però è uno spettacolo, calcolate che siamo a metà settembre, 600 metri di quota, test molto valido. Può fare, si può fare. E veniamo al Pablo Point, l'angolo in cui esprimo il mio personale punto di vista, point of view del Pablo. Abbiamo capito che questa è una struttura dedicata alle vacanze, ok? Quindi è un campeggio stanziale che non si presta alla abitabilità, anche perché fino ad oggi era sì aperto tutto l'anno, considerando che nei mesi molto freddi, gennaio, qui si arriva anche ai meno 12, c'erano problemi con l'acqua, c'erano problemi proprio a livello organizzativo, gestionale, e non c'era quasi mai nessuno presente. Quindi quest'anno stanno valutando, abbiamo visto Roberto e la direzione in genere, di fare un mese di chiusura, quindi diventa, direi, definitivamente una struttura per le vacanze. Da quel punto di vista è ottimale. Oggi siamo nei giorni centrali di settembre, temperatura è ancora molto 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 gradevole, si dorme bene, di giorno si sta bene, avete visto poco fa ho fatto anche il bagno in piscina. Guardandola dal punto di vista turistico vacanziero è un'alternativa molto molto preziosa, una risorsa, come dico io, alla casa vacanza in genere. Quali sono i vantaggi della casa vacanza rispetto alla casetta nel campeggio? L'unico vantaggio, a meno di trovare uno chalet, una baita, qualcosa di grandioso che però ci costa parecchie migliaia di euro, difficilmente avremo la possibilità di stare a contatto, no, con la terra e con la natura. Un campeggio ottimizzato per i bambini e per gli anziani. Per i bambini c'è di tutto: piscina, calcetto, pallavolo, pallacanestro, struttura ricettiva, perfino i ragazzi che, a cui poter affidare i bambini mentre noi magari ce ne stiamo tranquilli in piscina, non è da tutti. Noi pigliamo il sole e i bimbi sono affidati, personale di fiducia e di competenza che addirittura li mette sotto, se siamo in estate, a fare i compiti delle vacanze. Quindi ci sono servizi aggiunti che io osservo con estrema attenzione. Perché? Perché proprio osservando, avete visto Silvana, Matteo, sorridenti, avete visto l'ortolano che porta la frutta, Roberto stesso, le persone che abbiamo incontrato riflettono lo stato d'animo in cui si trovano. Se la condizione di vita è gradevole, abbiamo visto persone molto serene, molto gradevoli.
dal punto di vista anche della manutenzione. Matteo e i suoi aiutanti non trascurano nulla, soprattutto la manutenzione di quelle casette che sono state cedute da proprietari che non sono più venuti, sono rimaste in affido al campeggio che le mantiene, come abbiamo visto, in perfetta efficienza. Do grande rilievo anche a questa possibilità di prenderla una settimana, due settimane, un mese, addirittura un weekend. Mi sembra che il minimo è 3 giorni, perché per ovvie ragioni loro perdono più tempo a pulire, preparare la biancheria e sistemare tutto quanto, per fare un weekend, se vogliamo proprio staccare un attimo. A questo punto mi sento di consigliare, in momenti un po' fuori stagione, un campeggio lungo un chilometro, con 300 piazzole, di cui circa 240 abitate, significa che abitate di proprietà, ma luglio e soprattutto agosto, abbiamo visto che è tutto esaurito, bisogna addirittura prenotare a gennaio. D'altra parte, questa struttura è in grado di servire città come Bergamo e soprattutto Milano, perché i bergamaschi possono essere anche a due passi dalla montagna, andare un po' qui, un po' là, in Valtellina, in Trentino. Il milanese va in Val Seriana, in Val Brembana, soprattutto quando la famiglia, ci sono i bambini piccoli, perché sono veramente molto vicini, dall'autostrada è poco più di mezz'ora, uscita Bergamo, Bergamo Reggio Serio, in un attimo siamo qui, è poca, veramente non ci sono neppure strade di montagna, eppure raggiungiamo una quota che io considero perfetta, perché 600 metri di quota significa stare molto bene sopra le polveri, l'inquinamento e l'umidità della pianura, e non troppo in alto, quindi non c'è il freddo dell'alta montagna. Quota ottimale soprattutto per le persone anziane. Abbiamo visto, ce ne sono molte ed è bene che ce ne siano, perché c'è la possibilità di stare bene, socializzare, avere i servizi a domicilio. Addirittura c'è Silvana, rendetevi conto, che si presta per fare le iniezioni a chi ne avesse bisogno. Questo per dire, questo spirito di solidarietà in genere è proprio tipico dei luoghi in cui si sta bene, dove c'è l'aspetto umano molto prima di tanti altri stereotipi o valori presunti. Quindi qui non c'è quello che va in giro con la bella macchina, il bel vestito, se la tira. Abbiamo visto persone spontanee che aiutano un po' a spogliarci di quello che possono essere gli abiti del sistema per traslare in uno spazio diverso. Ok, va bene, ci vediamo. Ci vediamo? Ma quando ci vediamo, Lupino, Lupetto, Lupone? Noi ci vediamo tutte, ma veramente tutte? Tutte le volte che vogliamo. Sì!